Allora, finalmente Spinas e Spinas e Spinas. Allora, questo mostro, chi non lo conosce è normale, se non avete mai visto Frontier. Frontier era è praticamente la versione MMO di Monster Hunter. In realtà tutti i Monster Hunter sono MMO, tecnicamente lo sapete. E diciamo che Frontier era il prototipo di World, possiamo definirlo quasi. Ecco il punto. Era praticamente Monster Hunter Online. L'unica pecca di quel gioco era che prima i server erano cinesi. C'era solo il server cinese, non c'erano server esterni. Secondo, come ho detto, c'erano solo server cinesi, quindi cioè, io mi ricordo i server cinesi e c'era in cinese e in giapponese. Però dovevi avere un computer della Madonna. Quindi, sì. Dovevi avere un computer della Madonna e quindi un po' complicato. Dunque, parliamo di questo mostro Espinas. Viene da Frontier, come ho già detto. Che tipo di mostro è? È praticamente se prendete un Garatalos, lo rendete molto pigro, quindi che dorme sempre, lo rendete super corazzato e gli date un sacco di spine addosso e lo colorate di verde. Più o meno. Ah sì, e non c'ha. Non ha praticamente. Come dice? Non ha il fiato di fuoco. Però ti avvelena. Allora, la puntata scorsa, cioè il video. Ho chiuso il video scorso dicendo che non potevo in realtà utilizzare un'arma qualsiasi. Qual è il problema? Il problema di questo mostro è che ha una boss. Una battaglia un po' rompiscatole. Specialmente agli inizi. Il punto è che quel mostro non si sveglierà. Che il mostro lo troverete addormentato. E voi lo dovrete svegliare colpendolo. L'unica pecca di questa cosa è che quel mostro ha la pelle talmente dura che, da quello che ho capito, ci vuole affilatezza. Cioè, non gli rimbalza qualsiasi cosa. A meno che non sia infuriato. Quando è infuriato, tipo, la sua pelle si immorbidisce perché passa il sangue da tutto il corpo, non lo so. Quindi il problema è questo. Non so come. Non saprei proprio come buttarlo giù. Senza poter. Cioè, come dici, come faccio a svegliarlo, lo devi attaccare. Ma se gli rimbalza la roba, gli hai detto. Sì, piccolo bambino, c'hai ragione anche tu. So che sto scherzando, ovviamente. Non è che sto prendendo per il culo quando dico così. Il punto è che la coda è l'unico punto debole di questo mostro. Tra l'altro, mi sono andato a controllare. È debole al ghiaccio e a. Un po' all'acqua e al drago. Il punto è che quel mostro è la coda. Sì, ok, dice, vabbè, sta a dormire, colpisco la coda finché non si sveglia. Se pare a te è facile, perché quel mostro lo attacca mentre dorme, come uno Slaking di Pokémon, praticamente. Si agita mentre dorme e te colpisce, praticamente. Semplice. Quindi metterò questo antideviazione, perché sicuramente lì. Non mi pare che non usi. Ce l'aveva il fiato di fuoco? Io mi ricordo di no. Ricordo di no. Mi pare che non ci abbia tipo il fiato di fuoco. Però mi sa. No, vabbè. Il punto è che non ricordo usasse il veleno. Cioè, lui mi ha detto di andare a prendere il veleno. Quindi mi sono messo una cosa. Mi sono raccolto dell'antidoto, eccetera, eccetera. Però sono piuttosto sicuro che forse non lo utilizzi il veleno. Cioè, il veleno me lo ricordo. Perché ha anche due sottospecie questo mostro, praticamente. Una arancione. E quella rara. Che non so se era una variante o cose così. Era quella bianca. Che sembra un'orchidea praticamente. Cioè non è proprio bianca. È tipo. Avete presente le orchidee bianche con i petali viola? Con la punta dei petali viola? Quelle dove si nascondono anche le mantidi. Ecco, cioè quel pallido lì. Sono molto eccitato di affrontare questo mostro perché non l'ho mai fatto, ovviamente. È un mostro nuovo. Posso portare dei compagni. Me li porto. Non ho idea di che cazzo. Vabbè, portiamoci sti due e vediamo come va. Sono piuttosto sicuro che non serviranno un cazzo queste doppie lame che ho. Però vabbè. Tra l'altro, scusate se ci stanno le voci. Si sentono le voci. Sto guardando ancora le partite di Smite dell'altra volta.
L'unica pecca che ho visto, le armature la conosco perché mi sono un po' esplorato le armature. Non so granché. Magari con la nuova versione, con un remodeling in 3D decente. Di solito questo mostro 12, ma quando attacca è furioso. Attacca con veleni, oggetti paralizzanti e fuoco. Ah, quindi ce l'ha il fuoco. Cazzo, potevi dirmelo. Eccolo qua. そのものが潜やかに、どうかし、深く漂う場所、気づくほどなら暗示にさわりしものなれば、やがて知ることになる。それが命であがなわねばならぬ過ちということ。 È enorme. Ed è penso l'unico mostro che abbia senso in sto gioco perché c'ha il nome spagnolo. Non lo so perché sta cosa. Ah, vedi, l'antiveleno serve. Vabbè, mi devo non crepare, eh. Ah, mi mette l'antidoto sotto mano, no? C'è l'Astalos. Amare! Non mi fate distrarre. Eccolo qua. Questo non si muoverà da questa posa. Volete vedere? Guardate. Vediamo se funziona. Ah, forse perché ho affilatezza abbastanza alta. Vedete, non si muoverà da lì. È una buona scelta però questa cosa che stanno facendo gli NPC. Ma quanto lo devi mettere la sua? Vado. Cinghiali di merda, levatevi dal cazzo. Adesso si è svegliato. Ah, è vero, c'era il fuoco misto al veleno. Che figa sta cosa, dai. Sti cinghiali però devono morire. Madonna, ma spedito in culo. Aspetta un attimo. Siete andati? Ok. Dovrebbe essere più verde però, però vabbè. Il gioco era... Frontiera era in low quality, quindi fa senso che non sia proprio. Però ricordo che la maggior parte delle armi dovrebbe rimbalzare. Forse è perché ce l'ho affilatezza viola all'inizio con Starman. Madonna, ma... Non mi ha colpito. Quindi c'ha mosse molto semplici. Però sta cosa tipo c'ha il veleno. È grosso. C'ha il fuoco col veleno. Lo rende molto particolare. Perché di per sé, ragazzi, come ho detto, è un... È un Rathalos. Il modello è lo stesso. Madonna. Porca puttana, non mi aspettavo facesse due cariche. Vabbè, forse tecnicamente questo è in versione del grado maestro, forse è molto potente. Solo non capisco perché lui. Cioè, allora, non è che. Per carità, stavolta non me lamento. Veramente, è più che altro la mia. Perché lui come mostro? Di frontiera. Cioè, ma pure paralizzato! Cioè, ma paralizzato, avvelenato e dato in fiamme. Per esempio, avrei messo tantissimi altri mostri, ovviamente, ora... Colpiscimi.
Dai! Forza! Avanti! Fallo! Non pesci! Pareggia. Niente, non me la fai fare il contrattacco figo, vero? Bene. Talmente grosso che il contrattacco non serve a un cazzo. Quando lo chiappo? Quando mi chiappo? Qua quello che salta in alto e faccio l'attacco turbinante potrebbe funzionare, perché il mostro è molto grande. È l'unico mostro che ha un nome tecnicamente sempre giapponese. E spagnolo. E tutte le lingue, mi pare. Come cazzo è la prima canna? Essendo molto grosso, penso. Sì, sta strategia che usi le doppie lame e fa tipo scatto a destra, scatto a sinistra, potrebbe funzionare. Se no, penso martello. Ma anche lo scudo potrebbe andare, ma ti serve difesa bella alta. Ah, ecco perché ti hanno fatto fare. Occhio, mi prende il tiro. I am dead. Aha. Ha salvato il gatto. Mi ha salvato il gatto. Il cane mi ha salvato. Se il cane non mi dava quella spinta, non mi dava. Me ero preso perché me. Cioè, ero in piena paralisi. Come mi ha dato la spinta, sono andato in frame di invulnerabilità. Bravissimi! Ragazzi, lo coio. Sapevo lo facevi. Tutti i raptor li fanno. Ma che cazzo? Mamma mia santa sta cosa. Se sta bene. Cos'è quel suono? Cos'era quel suono? Ma tanto non funziona. Sta cosa è una stronzata comunque. Perché. Ah, sta arrivando l'Astaroth. Come faccio a mirare a quella cosa io? Sì, vabbè. Non ho mai provato l'Astaroth. Chi ho preso? Ah, cazzo. Vabbè. Ma contento. Meglio il malus d'acqua, sì. Meglio il malus d'acqua contro questo coso. Solo che muro non lo prendo l'Astaroth. Sei ancora in mezzo ai coglioni? Te ne vuoi andare? C'è un ruggito strano. Non riesco a identificare. Ma non credo lo paralizzi tanto facilmente. Scusa, devo raccogliermi. Vado sempre per la coda. È il mio ruolo da DPS con le lame. Con un'arma da niente. Ouch. Però ti dà poco a cazzo, eh. Beh, la sua pelle è rovente come le cose. Questo c'ha senso.
Ed, dopo tutto è il mostro che ho detto quando mi hanno chiesto qual è il mostro che ti piacerà, ti aspetti di più di questa, da questa fight, vabbè, da questo gioco. Io ho detto la spina perché è l'unico che non ho mai affrontato in tutto il gioco. Quindi non oggi. Questi cinghiali, ti giuro, faccio una strage. Manco fosse Roma. Ouch. Merda. Cioè, ce l'ha a prescindere la paralisi, ma non ho capito. Oh god. Ne. Beh, io sono morto qua. Oh, come fai a spostare? Ti pareva? Ah, mi ha tolto la... Mi ha tolto l'eroismo, credo. Però la... Stranamente la coda non avvelena. E a parentesi, questa è una piccola cosa che mi sta in mente. Sapete perché è molto indicata come cosa che è molto spagnolo questo? Perché tecnicamente, io almeno la Spagna la vedo come un popolo, come un paese della passione. Perché? Prima l'avete mai visto, avete mai sentito le loro canzoni classiche proprio a chitarra? Eccetera, eccetera. Non so se l'avete mai sentita. Sono stupende. Sono molto passionale. Soprattutto poi, vabbè, il tango. Il tango era... No, il tango era argentino. Non mi ricordo se era argentino o spagnolo. Però sono un popolo molto passionale, quanto mi riguarda. E siccome le rose con le spine, quindi avete capito dove sono da parà, non so se gli posso tagliare sta coda. Ci sto a provare, ma... Meno male. So che si... Ah, penso di aver capito che è successo. Fermo qui. Fammi andare a prendere la coda. Mamma, andare a prendere la coda. Guarda che palle sta cosa. Dai, che ho solo 10 secondi. A parte che c'era una trappola anche là. Yosh. Diciamo che però, vabbè, col supporto di questi dei bot è un po' troppo facile, lo so. Non li vorrei usare, che a volte... non so. Cioè, per la maggior parte non le uso. Cioè. Sangue tossico, colmo di veleno, una goccia letale in zona. Ma perché non la, quando mi colpisci con la coda non me lo fa? Spero che non capisco. Perché quando lui mi attacca con la coda non mi infligge il malus? Non mi infligge veleno. Ma nemmeno veleno. Sarebbe più stato più bello, cioè più convinto se fosse stata proprio tossina, cioè livello 2. Quello che in World la Ratia Rosa ti infligge con un colpo. Diciamo che in realtà la cosa funziona così. C'è il veleno e se viene colpito da un'altra volta, mentre sei avvelenato da un altro attacco di veleno, è diventa tossina. Praticamente, perché è un secondo accumulo. È diverso da una cosa del tipo se stai dentro un accumulo di fumo velenoso. È diverso. La stessa cosa per le pozze. È diverso.
Perché quello è un colpo singolo, è un tocco singolo. Quindi se tu ci rientri e sei avvelenato non ti succede. Perché c'è già il tic di veleno addosso. È veleno per migliorare l'efficacia della medicina. Queste creature che grondano quella roba. Non è così, dottore? Ci sono un mezzo fine gomiti. Devo calcolare altri mossi, eccetera, eccetera. Lo so. Quanto pare, come al solito, sono solo io quello che fastidio con questo lavoro. Dimmi tutto. Che mi rimane da vedere? Oh. Eccolo qua. Sapete che facciamo? Allora, prossimo video facciamo la Rakna Katachi, questa qua. E quello dopo ancora facciamo lui, che è una vecchia conoscenza. Ah, adoro questo mostro. Mi piace tantissimo anche le sue equipaggiamenti di armature. Controlliamo le sue armi e armature. Espinas. Sì, esatto, come me la ricordavo. Sì, lo so, può essere un po' base. Sì, lo so, sembra una cosa alla Devil May Cry, in effetti. Non ci ho pensato, non l'ho mai notato. Però questa dovrebbe essere quella di G. Mostro, di grado G, mi pare. Quindi quella di grado maestro. Bello il guanto. I guanti. No, scusami, sono i miei artigli, come non detto. Pensavo ci avesse queste spine lunghe, invece hanno solo le spine classiche. Non è male, male. Magari l'unica cosa che un po' mi disturba è sto cerchietto. Credo sia un cerchietto, non lo so. Se fosse stato che ci si vedeva entrambe le cose, su entrambe le parti della fronte, però vabbè. Specialmente ora che io ho i capelli in poco, sto frangia così. Infatti non si sente, ma sto continuamente a spostarmela. Vediamo le armi, perché non le conosco. So che qualcosina faceva la spada, una spadona tipo. Vabbè, ma là è un altro gioco che faceva un po' tutte le armi. C'erano i peggio mostri, raga, in Frontier, e non hanno voluto inserire nient'altro oltre al fare Spinas. Un vero peccato. E è incredibile, ma il direttore artistico di Rise, che è sempre quello della capo dei Monster Hunter, è un fan di Frontier. Io non riesco a capire perché non abbia usato di più i mostri di Frontier. Cioè, è una stronzata. Eccolo. Rosenbret Arpione. No, è come la Ratian. Bisogna spaccargli le ali. No, è come la Ratian. No, te lo scordi, baby. Sti cazzi. No, 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 no. No, no, no. Ah, mi sono dimenticato di controllare le abilità. Sì, è vero. Mi sono dimenticato. What the fuck? Aspetta. Cioè, attacco paralisi 3 e attacco veleno 3. Quindi, ok. Incursione che cos'è? Da veleno, paralisi o malus elementale? Allora, però, aspetta. Aspetta, fermo. Malus elementale lo infliggi soltanto con i rospi. Quindi vabbè. Ed è temporaneo, ovviamente. Ma vabbè. La paralisi funziona ogni tot. Così come il veleno, tecnicamente. Però il veleno rispetto alla paralisi, dopo un po', finisce. E devi aspettare un bel po' prima di riuscire a rivitalizzarlo. Mentre il veleno dura nel più lungo. Quindi, diciamo, il veleno è l'effetto che ti serve alla fine della fiera. Però in entrambi i casi, siccome il malus ti servono per forza i rospi, quindi se non c'è il rospo non si attiva. Veleno e paralisi, se il mostro è resistente a queste due, ci vorrà un bel po' prima che tu riesca a attivare questo effetto. Quindi non è incredibile. Però vabbè, se vai a vedere non è granché questo effetto. A livello 3 sono 15 di attacco fisico e 20% d'affinità. Non è enorme, ma non è manco così inutile. Cioè, sarebbe più comodo verso la lunga. Aspetta. Dov'è che l'ho già vista una cosa del genere? Era in sto gioco. Aspetta che ce l'ho un'arma neutra, mannaggia a me. Non è quella di coso. Di Zushi, eccola qua. Vedi che l'avevo già vista un'arma simile.
È simile, sì. Simile, sì. Però dipende da quanto è larga la spada. E non è semplicemente curva. Però è simile. E non ti chiede quelle maledette cose. Si evolve questa da quella del Rathian. Vabbè. Però è bello che è buono che maggior parte di queste armi si trasformi direttamente da armi che puoi craftare automaticamente. Senza dove potenzia più potenzia più potenzia più potenzia. Poi arriva fino a quel punto e finilla. Per esempio, parto da quella di ghiaccio di grado così, prendendo semplicemente materiale per forgiarla. E poi mi trasformo invece di farmi potenziamento su potenziamento. Se non voglio sprecare meno tempo. Ah, devo dire la verità, a me piacciono queste spade, queste lame, carine. Lo scudo è strano, non capisco mai queste scude. Non credo tu faccia doppie lame. Tecnicamente no, perché se ti evolvi dalla Rathian o ti evolvi da quelle di Rathalos. Oh, sì, se evolvi da quelle di Rathalos. Che cazzo so? Ispirata a una remota tribù guerriera. Bella, quando volevo fare la danzatrice. Che stupenda. Io pensavo, io volevo fare un personaggio che praticamente era una danzatrice con le doppie lame. Quindi una danzatrice del ventre, della danzatrice con le doppie lame. Ho pensato tanto ai chakram, ovvero quelli di Almudron. Questi sono ancora più chakram rispetto a quelli di Almudron. Carini. Mai sorpreso. Vabbè, non lo conosco, raga, ormai che mi sta sorprendendo. Quindi ti trasformi. Dai, sembra quella di Rathalos. No. No, sembra un'altra, ma non mi ricordo cosa. Camellios? C'ha sta cosa spirale? Non lo so. Beh, sembra spirale, ma in realtà dovrebbe essere tipo. Infatti, me immaginavo. Senti, però, mi dispiace, ma no, questo è un po' me. Però mi devi battere questa. Questa è stupenda, dai. Ti evolverai dal martello di Gossos, presumo. Di Rathalos. Che io potevo fare. Io c'ho. Io ho il martello di Rathalos. La testa di un'Espinas. È veramente una testa di un'Espinas. È bellissimo. Perché è al contrario. Lo posso fare. No. Cazzo. Mi serve solo il rubino di Rathalos. E il corno. Cazzo. Però fa solo fuoco. Perché non gli hanno fatto sì che può fare doppie armi? Doppie danni. Pure per esempio le doppie lame. Perché non ho... Ah, non l'ho vista le doppie lame, è vero? No, l'ho vista le doppie lame. Che cazzo sto dicendo? Perché non hanno fatto sì che facevano sia fuoco che veleno? Sarebbe stato più interessante. Beh, ah no, però sarebbero state uguali a quelle di Rathian e Rathalos, è vero. Che bella! Rosan Guitar. Oddio, potrebbe anche essere in basso in realtà, eh. Oddio. Sorprendermi, la spadaccia deve essere una cosa pazzesca. Porca puttana, che figa. Però non capisco se è tutta una lama quella. Bellissima. Diciamo che verde e rosso cremisi ci sta molto bene come cosa. Nelle... in queste cose. Solo che... io me lo ricordo un pelo più verde, ma questo perché era vecchia grafica e quindi il verde era molto acceso per rendere il tipo così. È verde questo mostro, capito? Qua è verde, ma è tipo verde scuro, verde muschio, capisci? E come distingue il verde del Garan Golem col verde del suo, no? È un verde molto scuro. Non fai la lama caricata? C'è quella di Rathian. Ah, eccola. Bello. Devo dire che il contrasto ci sta da Dio. Rosen Rupé. Credo. Penso sia pronunciato la francese. Anche se non ne parlo. Mm.
Un po' basse però. Un po' basse. Vola come una farfalla, punge come una spina. Oddio. I falcioni comunque non riesco a trovare un falcione che mi piace. È che vorrei farlo un personaggio secondario che usa solo il falcione, ma non riesco a trovare un falcione che mi piaccia. Veramente. Cioè, a meno che non faccio questo qua, tipo Naganagi. Però è una naginata. Mi fa schifo usarlo come falcione. Ma un falcione che mi piaccia seriamente. Oh, bello questo delle cose. Della cosa cavalieri. Non potrei fare la shoujo, come si chiama? Ragazza magica. Vedi, c'è un sacco di bastoni strani, ma non c'è un bastone. Forse perché mi vorrei il bastone che ci aveva lasciare Magala. Cioè quel bastone da monaco. Quello volevo fare il Tengu con quello. Però non c'è. Purtroppo. Vero peccato. Manca di che lo facevo. Speravo lo facesse il. Il Blishen, ma il Blishen fa un'altra cosa. Neanche lo fa, mi sa. Lui il falcione. Sì. Un vero peccato. Siamo alle balestre, va? Wait, what? Ah, ok. Stavo a capire che cazzo ci avessi là. Ho detto, cos'è? Che cazzo di arma? Vabbè, non è che mi frega molti tanto. Parziale, più uno. E beh, non c'è il bonus sul veleno, scusami. Ma andiamo. Tra l'altro mi devo potenziare quella di. Si chiama quella di Narcagua che c'ho. La devo potenziare. Cioè, quello di Rathalos sti arco, giusto? Ah no, prenditi. Oddio, non è male, sembra un corno di cervo praticamente. Boccetta fatica, veleno, paralisi. Vabbè, è normale. Blu più sal veleno, ok. E fai danno da fuoco. Tiro arco affinità. Rapido, perforante, rapido. Non ho mai capito perché hanno fatto sta cosa all'arco, non lo so. In base alla carica che c'hai e questa cosa qui. Per esempio, che cazzo di senso c'ha mettere a livello 2 perforante e poi se arriva a livello 3 va rapido. Cioè, non c'ha senso, no? Mettilo a livello massimo perforante a questo punto, no? Non è che c'ha molto senso. Mo' mi devi sorprendere su cane e gatto. È un motociclista. Sempre in campo come uno. Scendi in campo come uno racconta a combattere. Potere Falin. È Kamen Rider! No, vabbè! No, vabbè! Guarda la cintura! Dove sta? Dove cazzo sta? Me la so persa! Io non so cos'è Kamen Rider, è una serie molto vecchissima giapponese. È praticamente i classici supereroi, no? Tipo Power Ranger, no? I supereroi trasformanti si chiamavano praticamente. Una serie. Cioè, avevano. Si chiama Kamen Rider. Che Kamen dovrebbe essere maschera, tipo, una cosa del genere. E c'aveva sta cintura che si trasformava. Madonna. E ancora va, ancora va tantissimo. Hanno fatto 3000 reboot. No, no, dai. Muovi la coda, stanno al mare. C'è il coltello serramanica. Stupendo. Va bene, no, dai. C'è il coltello serramanica. I moderni eroi non si fanno scrupoli. Va bene.
Bisogno di una zampa, che vuoi? Ok. Fammi vedere se era tipo veramente la ghiaccia oppure ci ho avuto semplicemente culo. Io non capivo perché non lo mettono nelle... Sì, è anche un po' sospettibile a... 30, 30, 30, 20, 23, 38, 40... Ah! Cioè le stesse statistiche taglio e coda. Taglio e cosa, a parte la coda. Mentre la balestra praticamente la potevi buttare. Cioè, gli facevi danno ma la buttavi. Che veramente... Vedi, se irritati gli spinas non esitano a partire la carica, ma l'aumento del flusso sanguigno ammorbidisce le loro carni. Capito? Quindi lo devi fare incazzare. E per questo... E qua istigatore va meglio. Questo penso sia uno di quei pochi mostri dove istigatore va sempre meglio. E il... Vabbè, lui e i Brachydios... rabbioso e il Rajang furioso. Me lo sa, mi sa che ci ho azzeccato. Ci ho azzeccato, giuro. Poi vabbè, c'è sto stronzo. Martello? Sì. Il martello ci devo andare. Quando lo chiappavo il martello? Quando lo chiappavo sul martello? Vabbè, quindi se devo preparare per la Rakanagadashi esplosiva. E per il Gormagal. Gormagal è un problema perché io non ho un'armatura antidrago. Mu. Cazzo, è vero, non ce l'ho armatura antidrago. Mu. That's a problem.